Cosa Nostra è purtroppo viva e vegeta, ma lo Stato ha dimostrato di essere ancora una volta più forte. L'operazione di oggi, Cosa Nostra 2.0, si potrebbe riassumere dicendo che la vecchia guardia è al servizio della nuova mafia. L'arresto, infatti, del nuovo capo della cupola palermitana, Settimo Mineo, 80 anni, considerato come lo zio Settimo, incoronato capo appunto dalla commissione provinciale di Palermo, si è ritornata a riunire dopo la morte del capo dei capi, Totò Riina, morto appena un anno fa. Quel posto di capo dei capi era vacante dal 17 novembre del 2017. Mineo era un boss del mandamento di Pagliarelli con un negozio di gioielleria nel centro storico di Palermo. È stato designato capo della cupola palermitana 6 mesi e 12 giorni dopo la morte di Totò Riina. La commissione provinciale, che non si riuniva dal 15 gennaio del 1993, giorno in cui i carabinieri posero fine alla latitanza del super capo di Cosa Nostra. Di Settimo Mineo parlò il primo collaboratore di giustizia, Leonardo Vitale, considerato un pazzo, e poi parlò di lui Tommaso Buscetta. Venne arrestato e condannato nel Maxi ed è stato arrestato di nuovo e condannato a 12 anni. Uscito poco tempo fa è ridiventato il capo dei capi, ma oggi la Procura Distrettuale Antimafia ha posto fine a questo nuovo capo della cupola. Eccolo, eccolo, lui è Settimo Mineo, 80 anni, vede grandi occhiali, un maglioncino. Lui è considerato dagli utenti dei carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, che hanno arrestato il capo dei capi, l'erede di Totò Riina, morto un anno fa. Quest'uomo, secondo gli inquirenti, aveva creato la nuova cupola di Palermo. Il giudice Giovanni Falcone era stato già nel 1934. Quindi con la cosa che mi ha dato stamattina. Ah, sì, sì.